Ciao a tutti, bentornati qui su La Silver Run Forest. Allora, questa è la seconda puntata di oggi, come già avevo detto nella puntata di stamattina, che quella va avanti con un timelapse, lo facciamo in questo modo, invece al pomeriggio facciamo una puntata un po' più tranquilla, dove andiamo a vedere effettivamente cosa facciamo. Allora, il programma effettivamente era quello di, qui siamo vicino al lotto volante, che prima o dopo compreremo e costruiremo. Voglio vedere come, nel momento in cui sarà costruito, come verrà fuori. Non so se fare prima lotto volante o prima il cantiere, ma probabilmente voglio finire prima questo. Adesso andiamo a vedere pure cosa ci vuole per questo, tanto la nostra produzione lì dov'è alla segheria è avanti, già funzionato, ha caricato già un po' di roba, l'abbiamo prodotto. E qui invece è il campo che dove ho tagliato tutta la legna, come avete potuto vedere anche stamattina. Ora il dilemma, perché ho provato un po' di posti dove andare a mettere la produzione, quella dov'è? Qui. Perché è l'unica produzione, la fornace, che non è presente sulla mappa. E questa dobbiamo andarla a piazzare noi. E ci vogliono i 180.000. Infatti, come potete vedere, ho lavorato un po' off screen, un po' questa mattina nella puntata. Ho venduto la legna, ho fatto qualche missione. Tutto per arrivare ad avere questi 200, quasi 300.000 euro per andare a comprare il campo dove mettere la segheria e la fornace e andare a mettere cioè e andare a piazzare anche la fornace, perché abbiamo bisogno di entrambe le cose. Inizialmente avevo pensato la metto proprio qui, così evito di andare a comprare un altro campo, però non lo so, non mi piace. Avevo trovato anche come posto bellino anche questo, che non sarebbe stato male. Il problema qui è che l'accesso ce l'abbiamo solo da qua e il giro forse verrà un po' troppo lungo, però secondo me non sarebbe male andarlo a mettere qui. L'unica cosa è che dovremmo tagliare gli alberi. Dobbiamo tagliare gli alberi e poi andarla a piazzare. Fammi vedere un po', perché devo calcolare anche che devo registrare i percorsi di autodrive. Allora, la mettiamo in modo che vediamo bene dal treno o da qua, altrimenti ci sarebbe, ed è forse l'unico posto dove ci arriviamo dalla strada, che è bello da vedere, che è questo qua. Questo si potrebbe trasformare o in una zona industriale, vedete, forse qua, che è questo campo qui. Se lo andiamo a prendere così, è questo qua, andiamo a vederlo, sarebbe questo, il 42, che costa 37.000 euro circa, e questo ce lo possiamo permettere. Allora, ho questo, ho altri posti, io non ne ho trovato. Ci sarebbe il 41, ma qua sarebbe un bel campo da coltivare più avanti, insieme a questi due, insieme a quello che andremo a fare qua, perché come potete vedere qui, io ho già tracciato un po' il campo con Curseplay, l'ho fatto a mano. A proposito, per farlo a mano, dobbiamo scendere dal mezzo. In una puntata, mi ricordo adesso in quale puntata è stato, se non sbaglio è stato in una delle, no, Freezy Marsh,
litigavo col fatto che non trovavo come farlo con il mouse, il percorso. L'ho segnato un po' per vedere dove ero arrivato io con la legna tagliata, per vedere anche dove finiva diciamo che il mio terreno, no? Allora, un'altra cosa sarebbe andare a comprare questo qua che costa 60.000, che non sarebbe neanche malaccio, anche perché abbiamo anche gli alberi sopra. Facciamo così che facciamo prima. Ops, dov'è? Che sarebbe qua, no? Alla fine è vicino, non è lontanissimo, solo che non c'è una parte abbastanza piatta dove andarlo a mettere. E andare a, forse l'unico posto sarebbe qui, però abbiamo bisogno di lavorare tanto con il terraforming, ci ruberà tanti soldi. No, ragazzi, ho deciso, metteremo qui la... A proposito, fammi andare giù un po' con il tempo, perché entro sera voglio portarci anche qualche un po' di materiale, perché così durante la notte qualcosa la produciamo. Niente, andiamo a piazzarla qui. Allora, facciamo una cosa, basta. Deciso. Allora, compriamo questo. Compra, ok. Dobbiamo solo vedere un po' di spianare la situazione. Perché voglio spianarlo prima così mi trovo. Vediamo un po' quanta differenza c'è. Oh, è poco, non è tantissimo. È poco. Allora, vediamo un po'. Io direi che possiamo. Non voglio proprio pari dalla strada, un po' più in alto. Aspetta, produzioni, fabbriche, quanto ci prende qua? Allora, la parte anteriore è questa, no? Sì. L'ingresso è questo qua. Direi che mettiamo qui in mezzo ai due pali. Sì. Ok, allora, progettazione, vernice, tanto per avere un po' un'idea, no? Così. Ok, progettazione, modellamento, andiamo qua. Allora, stiamo a metà. Io prendo come punto questo, così che spianiamo un po'. E poi il resto lo adattiamo a cosa, no? Ok, quando abbiamo speso, beh, un po' di soldi ne abbiamo spesi. Allora, ok, vediamo un po', io da lì devo fare il giro, scarico, potrei andare anche da qui avanti, non so il trigger questo qua quanto è grande, comunque direi che stiamo così, va bene, dai. Vediamo, aspetta. Direi che stiamo qua, dai, un po' di spazio in più. Lì c'è cacchio di palo. Se io mi metto qua e ci giro intorno al palo, sì, bene. Ok, qua. Piazzato. Ok, allora. Mi serve un mezzo per registrare i percorsi. Sarebbe utile un trattore, ma non ce l'abbiamo. Questi hanno tutti movimenti stranissimi. L'unico mezzo discreto, forse. Il camion è molto scomodo. Allora facciamo così: non ci vado con il questo, ma ci vado con il quello, con quell'altro, con quello. Mettiti qui. Ok. Allora mettiamo in moto. Certo che l'accensione fa un rumore stranissimo, però come sound è proprio bello da sentire. Si sente la turbina che va su, bello, bello, bello. Allora,
Vediamo un po' come qua, come gradini. No, come gradini va bene, non ce ne sono. Qua deve caricare. Qua scarica. Andiamo a vedere. Oh, piccolo come trigger. Molto piccolo. Dobbiamo scaricare lì. Ma allora facciamo facile. Faccio indietro o faccio avanti? Boh. Musica no. Allora, voglio vedere una cosa prima, perché ho scaricato un po' di mod che qui non avevo ancora installate, manco una. Adesso un po' di mod li ho scaricate, li ho installati, così che almeno qualcosa di diverso ce l'abbiamo, visto che finalmente abbiamo una bella mappa americana, possiamo utilizzare anche qualche bel camion americano. Guardate un po', questo non sarebbe male. Questo è lungo. A vedere quanto è lungo. Beh, non sarebbe neanche malaccio. Che non sarebbe malaccio. Costa 60.000. Vediamo se c'è qualcosa in offerta. Trattore, trattore. Avremo bisogno anche del trattore, ma non abbiamo quei soldi da spendere e non possiamo andare a fare dei gran prestiti. Allora, camion. Mi piacerebbe di più. Allora, aspetta un attimo, perché io ho... Non mi ricordo se erano questi. Standard. No, questo non c'entra. Questo è solo la lunghezza. No, c'erano questi qua che si potevano fare anche corti, ma questo non c'entrano. Comunque funziona ruote special, chi è questa cosa? Oh, vabbè, bumpers, exotico, no, no. No, ma non mi ricordo, ma queste se non sbaglio si potevano fare anche corti, però io questo è bello, questo lungo, lunghissimo, più corto con il coso. No, questo invece si fa lungo, lunghissimo, corto, no, eh? Ah, questa è configurazione motore, le ruote, niente, design, ah, il colore, no, mi sa che vado su uno di questi. Ho questo, vediamo, è bello corto. Come quantità, quanto ci va qua? 12 12 metri cubi, sarebbero 1200, 1200? Sì. No, 12, 12.000. Questo non sarebbe malaccio, per fare quello che serve a noi è perfetto. Qua 20, qua 12, questo un po' meno, un po' più lungo. Non lo so, uno dei due, quello è un grain truck, invece questo è più quello che serve a noi. Allora, ne noleggiamone uno, perché così proviamo. Prima noleggiamo, quanto costa? 4.000, oh, va bene. Ok. Allora, registrare percorso, posso farlo anche con questo. Allora, cosa facciamo? Aspetta. Allora, entriamo da qui. Allora, andando in rimorchio non mi serve. Il rimorchio non mi serve. Io andrei quasi dritto per dritto qui. Così che ho la possibilità. Aspetta. Sì. Può andare anche bene così. Così siamo pari al.
Facciamo un giro così e poi vado a... Sì, aspetta un attimo. Il camion non è il massimo per registrare i percorsi. Qui devo caricare, però mi serve anche il ritorno, che significa che quasi quasi andrei qua. Adesso lo tiriamo a lungo, dopo lo vado a tagliare perché non mi interessa. E poi me ne serve uno qua vicino perché deve caricare, no? Anzi, no, facciamo una cosa, che registriamo solo il carico. O per meglio dire, solo lo scarico per adesso. Così nel frattempo lui va avanti e indietro e carichiamo un po' di roba e il percorso continuiamo a scaricarlo noi. Allora, io direi che possiamo farlo benissimo così, vediamo. Perché non voglio fare che lui ci passa, nel senso che facciamo un po'... mi serve un trattore per fare... per registrare i percorsi, non, il camion non va bene. Troppo lungo e poi c'è un punto di coso qua che... sta né in cielo né in terra. Ma non abbiamo il trattore, allora facciamo così. Allora, io direi che qua va anche bene. Facciamo partire da qua il punto. Qua mettiamo, per adesso ci metto un punto prova, tanto è. Mettiamo P. Quando mi serve come prova. Facciamo un pelo storto così. Ok, allora, va bene. Perché comunque va provato, perché con il camion, quello che andremo a, che abbiamo noleggiato, non so di preciso come, che maneggevole, come gira in poche parole. Se, ma ho una mano... queste sono due, aspetta un attimo che ne devo togliere uno. Prendo uno, ho preso quello sbagliato, no. Ok, allora, lui cosa fa? Intanto facciamo una cosa, che questo, dov'è? Quello nuovo, è lì. Questo possiamo benissimo mandarlo già dove? Segheria, produzioni, no, come l'avevo calcolato, non mi ricordo più. Fabbrica, tornio, tunnel, minerario. Intanto tu comincia ad andare lì. Che questo... Lui intanto comincia già ad andare. Dove cacchio vai? Già marchi non male, di più. Ok, lui va. Andiamo un po' indietro perché sta curva qua non mi piace.
Ok. Adesso sembra un po' una mezza confusione, però piano piano ne verremo fuori. Allora, questo lo metto qui. Questo lo vado a cancellare. Ops. Allora, qua collega qui, lui va indietro, va indietro, va indietro. Questo mi serve solo secondario, ok. E nel momento in cui se ne va, se ne può andare benissimo da qui. E anche questo secondario. Bene, allora, questo già è abbastanza collegato. E adesso poi andremo a registrare, cioè a registrare, andremo poi a fare anche le strade. Qui deve caricare, nel momento in cui deve caricare. Devo mettermi di nuovo la disposizione sui tasti per autodrive che ho avuto problemi con. Ho avuto problemi con i settaggi del joystick, ho dovuto annullare tutto e purtroppo mi si è annullato, mi sono annullati anche i settaggi della tastiera per quanto riguarda autodrive e non è il massimo. Allora, vediamo un po', tu ti colleghi qui. Che vai benissimo e anche tu sei un secondario. Allora, poi magari se qualcuno di voi ha interesse a sapere i secondari, i primari e tutta questa roba qua, la differenza di cosa si tratta, ho fatto un tutorial in merito. Se volete darci un'occhiata, magari ve lo metto a destra in alto. O in descrizione trovate la playlist con tutti i tutorial che riguardano autodrive e anche courseplay. Trovate un po' tutto. Comunque, se avete delle domande, fatele pure, scrivetele nei commenti che per quanto posso vi risponderò. Ok. Bene, il punto poi di carico e scarico lo andremo a piazzare più avanti. Quello è arrivato o sta ancora andando? No, sta ancora andando, il che significa che ci dà tutto il tempo per finire di registrare i percorsi. Ok, questo lo cancelliamo. Perfetto, quello è arrivato. Noi dobbiamo solo registrare qui questo piccolo percorso. Ora io l'ho registrato in velocità, probabilmente dopo magari gli do un'occhiata, se non mi convince al 100%, magari qualche modifica lo farò, perché registrare i percorsi mentre registro, cioè registrare i percorsi mentre registro un po' di giochi di parole, ma è così, non è proprio il la cosa con la quale riesci a concentrarti bene, però anche perché è un po' in velocità. Ok, bene, io direi che abbiamo collegato tutto, mettiamo questo qua. È lui che è arrivato, no? Adesso salgo su Q, ma quanto c'era la roba qua? 1000. Dobbiamo fare 12 viaggi per caricarlo. Magari più avanti o adesso
qualcuno di voi l'ha già fatto, potete impostarlo anche con un nastro, no? Mettete un nastro di quelli che utilizziamo normalmente per le barbabietole o per le patate o per l'insilato, i nastri normali, no? E con il camion messo in una posizione fissa, con il carico e scarico, con l'impostazione carico e scarico per quanto riguarda autodrive, si fa tutto automatizzato, no? Adesso voglio provarlo così, dopo. Vediamo se funziona. No, contrario. Non abbiamo comprato il tunnel minerario o il, diciamo che il campo, però abbiamo comprato la produzione che comunque ci è costato 200.000, non è che è costato poco, eh. Non ho voluto comprare il campo, il camion, perché devo comprare anche un aratro. Perché voglio andare a lavorare anche il campo, quello dove ho tagliato tutta la legna. E quello lo facciamo fare o a Courseplay, visto che comunque adesso Courseplay, o adesso da un po' che c'è questa bella funzione che possiamo creare anche dei campi nostri con Courseplay. Se volete vedere come si fa nella prossima puntata, cioè domani, ci sarà un'altra puntata straordinaria. E diciamo che della Silver Run Forest, dove andremo a andando a vedere quanta produzione è venuta fuori o quanto materiale è venuto fuori dalla nostra nuova produzione. Andremo a predisporre un po' le strade e andremo anche a creare il campo con l'aratro e in cosplay. Ce lo fa lui. Qui più avanti probabilmente sarebbe forse il caso di avere una pala meccanica o una cosa del genere un po' più grande, che invece di caricare in 1000 caricasse un po' di più. Da quando è arrivato quello? Non mi ricordo. Quanto ne ha fatti? 6 o 7? Carica anche un po' più di 1000. 1016. Non so neanche se questi qua li possiamo vendere. Allora, vediamo quanto siamo arrivati. 8.000, altri 4.000. Allora, altri 4 viaggi e poi questo parte. No, non parte perché non ci ho messo la funzione di carica e scarica. Vabbè, ma quello. Che poi non so neanche se riusciamo a scaricare, perché i percorsi registrati così in velocità con dei mezzi, utilizzando poi un mezzo che non conosciamo neanche come funziona, sicuramente dobbiamo andare a rivedere il percorso. Ma adesso vediamo. Vorrei che magari una botta di fortuna il percorso è riuscito al 100% senza che dobbiamo andare a rifare niente, dai. Quello
Questo è il terzo o il quarto? Non mi ricordo. Secondo me un altro ci va. No. Non hai accesso a questo terreno, ma non voglio buttarlo per terra io. Allora, non è nostro, però se lo lascio acceso me lo indica comunque com'è. Allora, carica e scarica. Andiamo a mettere qua tunnel minerario. Predefinito, io ci ho messo Pu. Mettiamo Pu. Qua da caricare, ma è uguale, tanto non gli interessa un tubo. Andiamo, vediamo un po'. Allora, il punto già l'ho riconosciuto. Questo è già una gran bella cosa. Vediamo un po' come si comporta questo camion qua nelle curve. Lo seguiamo. Proposito, aspetta un attimo, che la prima cosa che devo fare è subito andare ad abbassargli la velocità di carico di in curva, perché è sempre meglio abbassare la velocità in curva, così che nelle manovre lui rallenta tantissimo e se deve fare delle manovre avanti e indietro funziona un po' meglio. Forse qua è meglio che giriamo un po' così. Ci mette 3 minuti, dai, questi 3 minuti ci siamo. Stiamo sforando un pelo, ma proprio poco, poco, poco. Per chi di voi non ha visto la puntata di stamattina, che è un timelapse, non è una puntata, diciamo, come questa, magari se volete vederla, vi metto adesso in alto la puntata di stamattina, così vedete quello che ho fatto per arrivare ai soldi che abbiamo speso adesso sia per la produzione che per il campo. Per chi invece di voi fosse interessato ai percorsi di autodrive per questa mappa qua, trovate il link comunque anche quello in descrizione, così che potete andare a scaricarvi il file. Prendete, lo scaricate, lo installate e i percorsi sono pronti. Piccola parentesi, piccola pubblicità. Comunque, allora, andiamo. Quanto ci manca? Ci manca 2 minutini. Per adesso viaggio abbastanza piano. 83, fa delle curve a 83 km orario. Vai un po' piano perché non vorrei che ti cappotti. Cos'è, taglia? No? Wow! Abbiamo fatto la barbetta, eh? Un po' da davanti come sembra. Beh, le luci sono belline da vedere, dai. Peccato che non accende completamente i fari, ma quello è un problema. Aspetta, intanto non usa manco le frecce. Andiamo ad attivare le frecce, perché dov'è? Qui. Frecce automatiche, 20 metri. Accendi i fari, sì. Paro da lavoro durante il carico. Ok. I fari però non li accendo perché questa è la doppia funzione dei fari. I fari di posizione che sono questi e i fari anabbaglianti, questi qua, purtroppo non ce li accende. Vabbè, tanto lui ci vede. Oh, boom, lo sapevo io. Questa me la immaginavo. Dai, 50 secondi. E vediamo un po' come scarica e come non scarica. Ok, allora il palo intanto non l'ho preso, già lì siamo a posto. Wow, adesso accesi i fari, nel momento in cui va a scaricare accendi i fari. È
Adesso si allunga un po', no, potevo allungarlo anche molto molto meno, perché in questo caso il mio camion è corto. Se avete un camion lungo con il rimorchio un po' più lungo, cioè non come questo, vi allungate parecchio come ho fatto io, perché altrimenti più dritto è il camion quando parte per la marcia indietro, meglio è per fare la manovra. Allora, lui si è già avvicinato al trigger perché ha acceso di nuovo i fari, le quattro frecce, tutto il resto. Sta facendo manovra. Beh, secondo me la prende, dai. Secondo me abbiamo registrato bene. Prima botta, ha registrato subito il percorso giusto. Vediamo se siamo fortunati. È animato? Oh, è animato. Bello, bello. È animato. Vediamo all'interno se c'è anche un'animazione all'interno. Allora, scaricato, scaricato. Adesso lo vediamo un pelo indietro. Probabilmente qui possiamo metterlo. Possiamo metterlo anche un po' più vicino. Cerco qua. E lui va. E beh, lui to torna al tunnel minerario. Benissimo. Allora, lui torna al tunnel minerario. Noi non abbiamo niente da fare al tunnel perché dopo, magari adesso mi organizzo con un nastro, una cosa del genere, e lo faccio automatizzato. Qua si vede qualcosa all'interno. Peccato, non si vede niente. Porta, si entra? Aspetta che annullo questo, perché altrimenti no, non mi fa entrare. Non mi fa entrare. Peccato. C'è un'altra porta di qua. Aspetta, questo? No. No, non si vede un tubo. Peccato, qua non si entra. Qua neanche. E di qua neanche. Boh, allora non si entra da nessuna parte, peccato. Andiamo a vedere qui, produzione aperta, cosa facciamo? Ah, allora, oh, comunque come capacità non è grandissima, 60.000 in magazziniere. Ah, adesso l'hanno cambiato, si chiama magazziniere adesso, immagazzinare, una cosa del genere. Vediamo un po', cambia modalità output, cosa fa? Generare, vendita, distribuzione, magazziniere. Boh, lasciamo il magazzino per adesso. Così non abbiamo altri cosi che ci girano intorno. Qua invece come siamo messi? Abbiamo 716 di assi lunghi, 982 assi normale, cippato pochissimo. La legna è finita. Ma anche qua qualcosa del genere abbiamo. Beh ragazzi, io direi che in questa puntata qua abbiamo fatto un qualcosa, dai. Perché intanto abbiamo piazzato la nuova produzione. Speriamo che ci produca tantissimo, perché adesso faccio passare la notte e nella puntata di domani andremo a vedere cosa o quanta roba ha prodotto durante la notte. Probabilmente farò un altro viaggio, così che abbiamo circa 24.000 di prodotto input. Poi faccio passare la notte e domani andremo a vedere quanto lui produce in 12-13 ore, diciamo, per tutta la notte. Va bene? Allora ragazzi, appuntamento alla prossima puntata, cioè domani, sempre qui con la Silver Run Forest. Se non ve la volete perdere e vi volete iscrivere al canale, iscrivetevi ragazzi, tanto è gratis. Un salutone, ciao!